iniziare a far capire cos'è tutto questo. Io con questo non voglio prendere in giro nessuno. Gesù qua, queste sono le schifezze che hanno inventato questi qua, questi demoni qua. Partirei ovviamente, come ogni cammino, si parte sempre dall'inizio e ringraziamo la nostra Laurella per averci così spinto a fare questo video, perché questo suo ultimo commento è veramente ricco, ricco, e io ho detto mo mi ci fico. Siccome viviamo in un tempo dove la gente non gli va di leggere, io metto play adesso e il computer, questo grande nostro manna dal cielo, proprio questa intelligenza artificiale, leggerà per noi e noi seguiremo passo passo l'intelligenza artificiale. Ecco questa, immaginiamo la voce di Laurella. Laura. Su questo argomento, Laurella la pensa esattamente come te, quindi hai ben poco da sfruttare, da prendere per i fondelli e da dare lezioni fuori luogo e non farmi incazzare troppo, perché altrimenti stavolta ti tratto male e ti rispondo male anch'io. Siate che a chi commenta a sproposito sotto i tuoi video, senza neppure leggere bene i Vangeli per intero, riportando solo ciò che conviene parlando solo per partito preso e per spirito di contraddizione, e comunque, principalmente significa principalmente. Soprattutto, e ne approfitto anche per dirti che non esistono le preghiere jaculatorie, anche perché sarebbe irrispettoso verso Dio. Ma si chiamano giaculatorie, si tratta di preghiere brevi e semplici, basta controllare sul dizionario per non riportare le parole in modo distorto, per quanto riguarda l'importanza del messaggio sulla infinita misericordia di Gesù. Riportato negli scritti di Suor Faustina è l'importanza che Gesù stesso ha dato da sempre a sua madre, sia nei Vangeli che nella vita reale, ed anche un bambino ne capirebbe il motivo, non mi dilungo oltre. Perché non c'è peggio sordo di chi non vuol sentire o capire, chi non accetta e non apprezza le spiegazioni, non le merita neppure. Se offendete i papi, i sacerdoti, i simboli, gli edifici, gli oggetti, mi interessa relativamente. Perché non hanno molto importanza negli esseri umani, né tantomeno le cose materiali, fermo restando che è da stupidi idioti denigrare tutto e tutti e fare di tutta l'erba un fascio. Ma non vi permettete di offendere la Madonna o i Santi, anche perché, così facendo, offendete pure Dio, il Signore Gesù e lo Spirito Santo. Se qualcuno offendesse o mancasse di rispetto a vostra madre o a voi, che vi credete sapienti e saggi, non vi piacerebbe affatto, data la superbia e l'arroganza che vi ritrovate purtroppo, quindi non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te ed imparate da lui. Temi, ed umile di cuore. Cerchiamo tutti di imparare ad edificare e ad amare, non soltanto a demolire e ad odiare, se ci crediamo veri cristiani e veri discepoli del Signore Gesù, perché questo è ciò che Lui ha sempre fatto ed insegnato. Detto ciò, aggiungo solo che siamo tutti talmente tanto nella merda adesso, a causa dei farisei di sempre e dei senza Dio, che litigare per motivi religiosi tra noi, vittime più o meno consapevoli, non mi sembra proprio il caso. Amen. Amen. Non è che ho risposto a lei, amen, però. Amen è un po' un dio egizio, quello che cazzo, insomma, quei demoni egizi. Devo parlare così purtroppo perché è una situazione particolare. Ora andiamo avanti con la presentazione. Lei mi dice, Laura, mi dice che ti stai sbagliando, non è quello che credi. Girovaghi professionisti.
cosa il seme esce come una saetta. Papà. Padre voleva sapere se io avevo finito di mangiare. Si impara anche albanese con me. SS, che è quelli che stanno in potere adesso, diciamo, che ci verranno a trovare, non voi, finti duri, non voi, voi tranquilli, voi vi salverete col succo magico. Il succo magico salverà anche voi. Però ecco, questi SS, Harry Potter, come cazzo si chiama, David Bowie, AC/DC, Pearl Jam, Foo Fighters, and so on and so on. Ora, per parlare, diciamo, di perché io, insomma, cioè, oh, vabbè, c'è questa notizia qua. Qui vediamo Jeffrey Epstein, il pedofilo, con la sua aiutante, che vengono benedetti dal Papa. Chi ha occhi per guardare, guarderà. Però Laurella dirà, ma che ne sapeva il Papa che loro erano pedofili? Va bene, lasciamo dormire e sognare Laurella. Noi altri andiamo avanti. Queste lasciamo perdere, basta. Allora, tutto è nato, come ho detto, io ti ringrazio, Laura, perché è grazie a te che ho scoperto quanto sono zozzi questi, perché prima ho scoperto la zozzeria che era quella mentitrice, che secondo me lei non ha nemmeno scritto i diari, è tutto inventato.
Comunque sì, anche se l'avesse scritta sta schizzata qua di come l'ha chiamata te, Suor Faustina. Io ho visto, era talmente chiaro che era tutta un'invenzione sua questa, che Gesù apparentemente gli è apparsa e gli ha detto di disegnarla subito, così mettono questa sua immagine di Gesù nelle chiese. E addirittura Gesù gli disse che questo è l'unico modo per beatificare, diciamo, per... C'è rumore qua. Insomma, in poche parole, io ho visto la zozzeria che erano tutti questi mistici che avevano queste apparizioni, no? Dalla curiosità, quando feci il video di Suor Faustina, suora, sì, Suor Faustina, Fausto, ho messo su Wikipedia lista di tutti i mistici che hanno queste visioni, no? Ce n'erano centinaia. Io ho cliccato a caso su uno, su una, che era questa Bearskin, che era un'austriaca, non so di dove cazzo era questa. E guarda caso, è come se qualcuno, e io toglierei il se, mi avesse indirizzato là, perché adesso a me mi si è aperto, a parte che, insomma, spulciando i cattolici, non è che devi spulciare più di tanto per vedere la merda. Però ora andiamo da questa santa qua, perché siccome adesso parleremo di più, meglio di questa battaglia che c'è nelle chiese cristiane, perché dicono, no, che Gesù è stato circonciso, no? E però questa pelle della circoncisione, che si chiama prepuzio, faccio vedere un'immagine così poi. Ecco, questo è il prepuzio, pecora. Laura, non ti scandalizzare, Laurella. Questo è il prepuzio, Laurella. Ecco, Gesù, quando hanno circonciso Gesù, questo, diciamo, pelle di cazzo, diciamo, così in modo elegante, è stato così contestato e voluto da tutte queste chiese sataniste, chiamate anche come cattoliche, ortodosse, quello che cazzo vuoi tu. Hanno fatto battaglia per dire: no, io c'ho il pezzo de cazzo di Gesù, no, ce l'ho io. E hanno fatto battaglia: no, no, io c'ho il vero pezzo de cazzo di Gesù, no? Come quelli che dicevano: no, noi abbiamo la vera croce di Gesù, abbiamo un pezzo di legno antichissimo di più di 2000 anni fa, ed è dove è stato crocifisso Gesù. Premesso che non ci sono fatti storici che Gesù sia nemmeno esistito, però ovviamente chi vuole, chi è così attaccato alla materia, diciamo, è molto attaccato. Però per me è divino anche quello che ci manda, quel messaggio di Gesù, no? Per me quello è importante, è che sia esistito o non esistito, comunque sia, quel messaggio è arrivato a noi di quell'uomo perfetto, no? Che è stato qui sulla terra, no? Fare la battaglia sulla carne di Gesù è veramente, fa vedere la materialità, il vendere, il fare soldi, il vendere per forza la materia a questi ciechi fedeli che purtroppo non vedono. Quindi, ritorniamo un attimo al... Stavamo... Insomma, questa qua, questa Santa Caterina, questa è un'altra che ha avuto le visioni. Praticamente si è sognata che si è messo questo anello di Gesù, diciamo, questo pezzo di cazzo di Gesù, che, diciamo, tolto dal cazzo, quella pezzo di pelle, diciamo, diventa una specie d'anello, no? Questa qua, sta zozza qua, che secondo me nemmeno è esistita, però sono le zozzerie che si inventano i cattolici, ha visto Gesù e che gli ha dato praticamente come anello il suo pezzo de cazzo e lei si è infilata. E anche lei ha avuto cose, momenti eccitanti con Gesù. Questi sono i zozzoni e questa è tutta roba che sta su Wikipedia. Basta che fai un po' di ricerca e trovi sta roba. E attenzione, come suor
svegliati, svegliati. Questa è invenzione dei mostri, il 33° grado di massoneria. Gesù è morto a 33 anni. Sveglia, pecorella! Sveglia! Te stanno per macellare! Dal suo Wikipedia di Santa Caterina, questa che si è messo il pezzo di cazzo di Gesù, secondo... Io dico così, ragazzi, proprio per far accentuare le schifezze che dicono questi mostri della Chiesa Cattolica. Non sto mancando di rispetto a Dio, a Gesù, ragazzi, proprio per far vedere quanto sono sozzi questi. Sto parlando così, insomma, perché sto anche parlando, insomma, gente che guarda YouTube, insomma. Allora, nel 1900 la Chiesa vietò a chiunque di scrivere o parlare del santo prepuzio. Tutto ad un tratto si sono resi conti che forse è meglio evitarmi, che questi cazzoni avevano una festa il 1° gennaio, cioè il primo giorno dell'anno, era la festa del prepuzio di Gesù. Poi, allora, però dal 1900 hanno detto non si parla più del santo prepuzio, pena scomunica. Allora, e io qua vidi, no, che Santa Caterina da Siena, l'unione, che per Caterina da Siena l'unione mistica con Cristo non era simboleggiata da un anello d'oro o d'argento, ma piuttosto dall'anello di carne del prepuzio. Questa è quella che quando ho detto che ho cliccato a caso su tutti questi mistici e mi si è aperto un mondo. Questa qua praticamente si è sognata di aver messo in bocca il prepuzio di Gesù e diceva che era dolce. Cioè, film porno ai loro tempi, diciamo. Come questi zozzoni hanno messo i film porno per distruggerci oggi. Questa era la Chiesa Cattolica che metteva i film porno con le sante e le mistiche e misticazze. Ma voi non capite che siete ciechi, purtroppo. Allora, c'erano articoli a non finire sul prepuzio, perché è proprio una cosa ridicola, no? Infatti adesso io farò vedere un articolo adesso che c'è proprio... Io c'avevo le lacrime ridendo. Ma prima di passare a tutto questo, io volevo un attimino, ma proprio un attimo, siccome questo diciamo canale è diventato molto ma molto seguito, io devo per forza vendervi qualcosa e adesso seguirete un po' di consigli per gli acquisti, così io faccio un po' di soldi. Vi presento Carlo, che è il mio speaker, che ha una voce bellissima, molto particolare. È un ragazzo così locale qui nelle montagne dell'Abruzzo. E sentiamo lui cosa ha. Potreste trovare delle offerte che magari vi interessano. Sentiamo. Che assortimento! Grande, grandissimo! Dove potete scegliere tutto quello che volete. E poi, se hai delle cose a casa che ti danno fastidio, portale da noi. Le valutiamo e le vendiamo per te. Così puoi anche guadagnare. Il mercato dell'usato. Che bello. Chilometro 123-700. Vieni a visitarci. Potrai trovare quello che desideri e che cerchi. Seguici anche sui social. Siamo aperti tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Prodotti tipici campani. Arrivi giornalieri di mozzarelle, ricotte, mozzarelline e formaggi di bufala. Che sapori. Ok, grazie dell'attesa. Avete visto, è durato poco il break. Adesso ricominciamo con la nostra ricerca del prepuzio orbitante, come forse chiamerò questo video. Allora, quel sacro prepuzio di cui non si può parlare, no? Dice questo, che praticamente dice più o meno la stessa cosa, che praticamente nel 1900 non si può più parlare, che la Chiesa ha detto che forse è un po' troppo spinto questo film porno che abbiamo messo in giro. Questo è il prepuzio, ricordiamo,
E questo è l'articolo dove, almeno a me, ha causato lacrime copiose che uscivano fuori dai miei occhi increduli di tanta stupidità, insomma, che la gente veramente crede a queste cose. Allora, a un certo punto, la reliquia, cioè perché il prepuzio er cazzo, er pezzo de cazzo, de pelle de cazzo di Gesù è stato messo in una reliquia, andò perduta per ricomparire solo nel 1856, quando Alfonso, che lavorava nell'abbazia, dichiarò di aver trovato il reliquario nascosto, ok? Nello spessore di un muro. La riscoperta portò ad uno scontro, attenzione, teologico con il prepuzio ufficiale di Calcutta, che è una città vicino Viterbo, che era venerato ufficialmente nella chiesa da centinaia di anni. Immaginate questo, povero operaio Alfonso, che pur di avere un po' di notorietà, un'isola dei famosi, devo rimettere piccolo se non ce la faccio, un'isola dei famosi, quantomeno un'intervista barbarica data Barbarella, pur di fare il corona dei noatri, è disposto a dichiarare di aver trovato un prepuzio incastonato in un muro contro ogni legge della fisica e della logica. Ma operaio, operaio, io ti vedo tollerante, io vedo che ti togli, non sarà mica tuo il prepuzio. L'equivoco porta ad uno scroto teologico con il prepuzio ufficiale di Calcutta, in un'epica battaglia tra il bene e il male. Il bene ci ho messo io. Prepuzio ufficiale contro prepuzio ufficioso. Fanno a cazzo di ferro a chi c'è, a chi la dura, la vince. Altro che crociate. Se non la sai la storia, salla, no? Questo è il prepuzio. Gli anellini. Allora, allora, successivamente il Concilio Vaticano II rimosse dal calendario liturgico la festività della circoncisione di Cristo, che ho detto il 1 gennaio. Ci piace questo modo democratico della Chiesa di risolvere il dilemma, bandire il prepuzio dal catechismo come se nulla fosse accaduto, come se non aveste venerato per 1900 anni la pelle del cazzo di Gesù Cristo. Ma poi qui facciamo giornalismo d'inchiesta e incuranti di scomuniche e anatemi, quali i novelli Saviani, chiediamo a gran voce che si torni a parlare di questa combriccola del santo prepuzio. La sindone ci ha spaccato i maroni, il sangue di San Gennaro ci ha strattonato la minchia. Vogliamo delle puntate di Quark sul santo prepuzio con Piero Angela, una cosa del genere è talmente blasfema che vorrei
essermela inventata io, ma purtroppo è prerogativa legittima della storia di Mamma Chiesa. Delle due allora l'una. Oh, Caterina da Siena ha effettivamente visto e udito Gesù Cristo, e quest'ultimo ha un senso dell'umorismo quantomeno opinabile da far invidia, per intenderci, a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, oppure la realtà, in realtà la visione mistica di Caterina da Siena, altro non è che parte della sua vivida immaginazione, e quindi è lecito chiedersi su cosa versi abitualmente l'immaginazione di una santa. D'altronde non era proprio Sant'Anna addolorata, trafitta in croce, che cantava «Sono una donna, non sono una santa». Se quando, ecco l'ultima cosa, se quando si ha fame si vede cibo in ogni dove, di cosa aveva fame la birba Caterina? Quindi qui questa cosa l'ho già detto, che il 1 gennaio era la festa del prepuzio di Gesù. Bellissimo. Questi qua adesso parlano di quella che ho scoperto per caso, l'austriaca. Allora, una mistica austriaca sognò di averlo assaggiato il prepuzio, la pelle de cazzo. Un chirurgo dell'Ottocento si guadagnò il soprannome di Croc Prepuce, mangia prepuzio, per aver effettivamente sottoposto una presunta reliquia alla prova gustativa, come fece questa austriaca che ho detto, che l'ha assaggiato e disse che era dolce. Film porno, ragazzi. Caterina da Siena si limitava a immaginarselo legato al dito come fede nuziale. Anche chi negava che il prepuzio potesse essere rimasto sulla terra non sapeva bene dove collocarlo, al punto che quando furono scoperti gli anelli di Saturno, un erudito del 600 avrebbe creduto di avere trovato la soluzione al problema. Il prepuzio era asceso al cielo, solo fino a un certo punto, magari si era incastrato nel cielo del pianeta che Aristotele collocava appena sotto la sfera delle stelle fisse, cioè Saturno, no? Ed era rimasto orbitante lì.
cosa faresti? Che consiglio daresti? Io già gliel'ho detto il consiglio mio a lei, che è quello che su questa terra anche una qualsiasi preda ha il diritto di difendersi, di non essere mangiata, no? Cioè se qualcuno viene a casa tua perché ti vuole uccidere, no? Oppure se tu stai in giro con la tua ragazza e tuo figlio, tua moglie e tuo figlio piccolo, e qualcuno vuole ucciderti per rubarti tutto quello che hai e violentare tua moglie, tu cosa fai se avessi modo di difenderti pari a quello che ti sta per uccidere? Proveresti a difenderti con il rischio che forse fai del male a chi ti sta attaccando? O lasci sbranare da questo bullo, da questo mostro, il tuo figlio piccolo, tua moglie e anche te alla fine, dopo che l'ha violentata davanti ai tuoi occhi? Questo è quello che sta avvenendo adesso, pecorella. A te la domanda, io ti rispondo con una domanda. Tu cosa faresti? Io so cosa farò. E poi mi dice, il vaccino è il marchio della bestia. Cioè, come se tu hai un cazzo bello ruvido, infilato su per il culo, e stai lì a pensare, ma questo è un cazzo nero, è un cazzo bianco, che sarà di 20 centimetri o di 22. Ho detto a questa persona che no, io vedo la vita come un test individuale che ognuno di noi ha. Dio ci mette nella situazione più estrema, come mise per esempio, come si chiama, Giobbe, no? Che gli ha chiesto il figlio, no, non era Giobbe, era quello che gli bruciò tutto, Abramo se non sbaglio, no? E io non sono molto, la memoria dei nomi mi sfugge, però la storia va un po' così. Dio disse a questa persona molto fedele, portami tuo figlio perché lo voglio sacrificare e lo devi sacrificare per me. E lui andò e glielo portò. Nel momento che lo stava per ammazzare, Dio gli ha detto fermo, fermo. Basta, ho già capito che ti fidi di me. Allo stesso modo io penso che Dio ci sta mettendo in una situazione veramente estrema e vuole vedere chi veramente ha il coraggio di affrontare il male fino alla fine. Anche in una situazione dove tutto logicamente ti direbbe, ma vai, mettiti con le pecore, no? Mettiti col gruppo. È più facile, no? Vai, tifa la Juventus che vince sempre, no? Non ti fare questa squadra che non vale niente, che è della tua città, dice, che perde sempre. Vai, tifa, vai coi più forti, no? Ma vota il candidato che ha più possibilità di vincere, no? Non vota questi poveracci qua, per dire. Quindi Dio ci ha messo in una situazione praticamente ridicola, come la nostra qua. Noi siamo poche persone che crediamo in Dio, che siamo in una situazione veramente ridicola. Cosa puoi fare in una situazione dove stai completamente da solo? Ebbene, il top sarebbe lasciare la massa continuare a succhiare cazzi come ha sempre fatto per la loro vita, fino alla fine. E alla fine saranno uccisi.